Andrea, Sally Hammett contro Fefe. Eh sì, ma Fefe siamo dubbio questo match interessante. Sì, i malati iniziano sempre a arrivare. Sì, inizia, vabbè, qua oggi l'estremo lo fa da padrone. Vediamo se anche la violenza di Sally Hammett riuscirà a combinarsi con questo fatto estremo. Esatto, molto, molto normale, eh. Voglio dire donne che non mi porterei mai a letto. No, assolutamente no. Dall'altra parte c'è una che non scherza, una che però lotterà anche per la sorella scomparsa. Ma questa non me la porterei mai a letto. No, questa sicuramente no. No, nessuno dei due, dai. Sì, sì, dai. Tra di loro forse, però... Attenzione, guardate la bellezza! Sì, fatta in persona. Sì. Okay. Ah, ma è Fefe. Beh, Sally Hammett non ha paura, comunque. Ma sai, peccato, prima era pure una bella ragazza. Boh, non si sa che... Sì, non si sa che cosa è successo. Ma lì. Troppo medici, cioè... Sì, non... Esatto. Pure la barbetta. Mi pare quella di Maria Candano Storia, non c'è la sì. Guarda, è meglio quella che se lì, cioè, penso come stiamo. Quella di 70 anni è meglio... Hai capito, sì, qua. Fefe oggi non vuole scherzare. Sally Hammett ha espresso dei concetti piuttosto forti nei suoi confronti che di quello della sorella. Sai che Fefe comunque picchia solo, picchia pure male, cioè nel senso di fa male. Sally sta un po' fuori delle forze, questo sì. È l'Extreme Rules, che è un hot bar, quello che è. Dice che può andare bene questo fatto di essere fuori di testa. Per contrastare la forza di Fefe sì. Staremo a vedere. False Count Anywhere match, ragazzi. La cintura rosa in palio. Eh già. Al loro massimo. Oddio. Si può partire, ragazzi. Sally Hammett contro Fefe. Inizia subito Sally con una local badge che c'è di qua. Ricordiamo che Fefe aveva vinto la chance per andare a WrestleMania contro la campionessa, ma Mary Costi l'aveva infortunata. Eh sì. E Fefe non c'era più potuto andare. E ora finalmente la sua occasione, però. Sì, così. Vediamo se saprà sfruttarla, però è bravo qui Sally. Sì, Sally di molta esperienza. Andrea, gli ultimi Extreme Rules sono sempre stati pieni mix brutto nel finale. L'anno scorso Max Huger che era arrivato con il titolo WWF con la vittoria di David Johnson. Extreme Rules è un po' tre anni fa con Slagon, poi anche quella con Mancio, no? Che aveva tradito la WWF. Oddio. Però è campione, no? Che cosa mi tiri fuori, sì, sì. Cioè, poi Slagon contro Victor, che erano entrambi due della scala, nella che poi era un match alla Smackdown, no? Sì, sì, era la Smackdown. Dunque, pensa un po' in finale di Extreme Rules come possono essere. Possiamo aspettarci di tutto in questo che per più. Eh già, poi per più dopo preste meno, la Smackdown ci ha dimostrato anche di essere la casa degli immortali. Sì. Quindi, insomma, andiamo al match. Attenzione, ora... Pronostico vado con Sally Hammett, però. Anche io. Forse perché mi sembra più preparata. Certo, Fefe è grosso. Oh, attenzione, Stinger Splash! Sì, quasi diciamo era. Sì, sì, era un abbraccio. Un abbraccio. Match comunque molto tecnico dalla parte di Sally, mentre molto fisico dalla parte di Fefe. Come ci aspettavamo comunque. Ovvio, Fefe sfrutta la sua maggior potenza fisica, però l'inesperienza la sta facendo da padrona, perché Sally Hammett mi sembra nettamente più. Sì, oggi veramente più valorosa, sì. In forma strepitosa, attenzione, bravo qui Fefe con questo Joe Breaker a riprendere un po' il fiato. Sì, subito. Oh, testata rossa, attenzione. Eh sì, mamma mia, ragazzi. Tanto ricordo che ho riaperto le mail, no? Eh sì. Quindi per eventuali dopo vedremo le tre mail che sono state scelte. Attenzione, iniziamo ad andare sul pesante qui. Oh, eh no, Sally no. Passa sopra. Sì. C'è incredibile, passare sopra Fefe. Beh, c'è molto spazio. Attenzione, bravissima Sally qui. Sì, scrivere manovre con molta facilità comunque. Sì. E molta esperienza soprattutto. Ma Andrea, secondo te questa Sally Hammett può diventare leggenda così o più come era Sally McLaren?
cioè nel senso più leggenda Sally Hammett o Mike Dorian? Forse prima. Diciamo che Sally Mike Dorian diventerà anche general manager della TWF 7-8 anni fa, quindi. Però era poi, ricordano quando John Pratt intervenne nel matrimonio. Quanto sei più pinda? Uno! Ce n'era uno e mezzo. Sinceramente Fefe è grande e grossa, dunque per schienarla ce ne vuole, eh. Eh sì. Il match secondo me, insomma, il match femminile poi non è che siano il 100% della bellezza, chiaro. Però già che lo trovano fuori così con questa caparbietà. Già qualcosa possono. Chiaro, non ci possiamo aspettare voli, eh. Oh, attenzione! Abbiamo parlato! Oh mio Dio! Powerbomb! Incredibile! E fa Powerbomb! Uno, due, no! Solo due, però insomma Fefe sta dimostrando di avere la dinamite, eh. Eh sì, prima mossa veramente cruciale del match. Attenzione! Power slam, seconda mossa. Sally dovrebbe utilizzare la violetta, è l'aspetto estremo. E ancora, qui però, attenzione, quello comunque ci ha vinto fa male. Ma l'altro in Sally l'ha messa sul personale quando ha parlato della sorella, no? Cioè veramente era Fefe che l'ha introdotta l'argomento della sorella. Però Sally poi ha detto, oh no, attenzione! Rischiato, eh sì, e diritti, cioè stanno lottando più fuori dal ring. Vabbè, meglio così, tra l'altro il tanga verde di Fefe totale, sì, sì, lo schifo, cioè infatti va bella. Che considerazioni, vabbè, c'è quello con la cintura là che fossi in serie prenderei la cintura e scapperei, sì, anch'io, sì, una falsa, però attenzione, attenzione, forse un'altra manovra, la forza, la front power slam. Niente da fare, che Sally qua ribaltata. No! Di nuovo! Di nuovo! Attenzione, powerbomb! È la seconda powerbomb! Mi ricorda un certo Brock. Va bene. Sì. Attenzione, qua è finita, ragazzi. Stava per sì. Powerbomb! Ribalta tutto! Breaker, ottima Sally! Il match è attenzione, ha subito molto Sally, deve riuscire. Attenzione! C'è no! No! Non ci credo! Però la schiena! Uno! Due! E tre! Clamoroso! Cioè, questa mossa è impressionante, eh! Cioè, Fefe ha indovinato! Sì, infatti Fefe gli ha fatto cazzo, no, l'ha schiantata qua! E due volte quella di Will la Power Slam, ma poi serve un slam, bello che. Poi la due power bomb! Una power bomb into back breaker! No, into meno, into back stand! Sì, c'è una. Mostruosa la parte di Fefe e poi Giulio schizza tutti a casa, cioè allora tu dico questi hanno dei poteri perché è impossibile, infatti, cioè Sally ancora campionessa, non c'è spiegazione a questa cosa, no, cioè questo non ha subito niente, l'abbiamo visto che fa uccidere, cioè, boh, senza parole, però comunque il match è stato abbastanza combattuto, dai, bravo Sally, dai, cioè non te lo sei molto meritato, però dai, vabbè. Beh, alla fine non ha rubato niente. Cambia look, cambia look, togli quella barbetta, la Mike Hammett. Sembra mia nonna, sono molto più brutta. Allora, torniamo tra poco per il WWF Title Match, ragazzi. Tra Leonard, il direttore Farrell e